Cristina, punto. Puffiamo, punto esclamativo. E magari dice, oh. Mi poteva andare meglio. Ci passi il numero di Helen Mirren? Rimane tra amici poi. Stiamo seguendo le tue orme, stiamo iniziando a scorreggiare sulla gente. Salutiamo il pubblico. Oggi utilizzeremo il nostro account professionale per scrivere e rompere i coglioni a personaggi famosi. In questa ambientazione vittoriana e particolarmente vintage abbiamo deciso di sperimentare un format che in realtà in molti già hanno visto, hanno già collaudato e che noi spudoratamente abbiamo copiato, ma non potevamo mancare noi addirittura. Sì, perché molti lo fanno in maniera più anonima. Noi abbiamo un passato, come si dice, già alle spalle da barbari e ci siamo detti facciamoci rispondere male, magari non risponderanno proprio. L'obiettivo qual è? Scegliere casualmente una serie di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della moda, del cinema, della TV, dei social. Personaggi celebri li beccheremo proprio nei loro profili ufficiali, manderemo un messaggio privato come barbari a strigne e romperemo le scatole a qualche personaggio famoso. La domanda è: quanti risponderanno? Ma soprattutto chi è che te può interessare? Troppi ce ne stanno. Sceglieremo una miriade di Gianni Morandi e ce l'ha il profilo Instagram. Vai. Messaggio: che cosa gli vogliamo scrivere? Al volo? 2 su 1000 ce la faremo? Qua la mano. 2 su 1000 ce la faremo? Sì. Così? Vogliamo cominciare così? Cominciamo con Morandi. Ok. Ricalcando la celebre canzone. 2 su 1000 ce la fa. C'è anche Jovanotti, che a me stava particolarmente simpatico. E andiamo sul profilo di Jovanotti. Non c'è Instagram? Nel senso, non c'è quella spunta blu. C'è uno dei più social, che è Jovanotti, non ha il profilo Instagram ufficiale. No, aspetta un attimo. Ma lo troveremo. Lorenzo Giova. Ah, c'è Lorenzo Giova. Perché se scrivi Jovanotti non te lo suggerisce, però. Scrivi, sei messato da S lunga? Ok, carina. Però secondo me gli dovremmo dire rispondici con un vocale. Glielo mando? Sì. Ah, guarda se c'è, ma sicuramente c'è Christian De Sica. Che gli vorresti di? A Christian? Christian, ti possiamo chiedere un saluto? Oppure... Oddio, l'ho inviato già, continua. O è una cafonata? O è una cafonata? Giustamente. Andiamo a Barbascura. Dal grande Barbascura. E quello c'è da sicuro. Allora, vediamo se almeno lui ci risponde. Ma cosa scrivere a Barbascura? Qui entriamo nel mondo della fauna, nel mondo della scienza, degli animali. Andiamo da questo grande divulgatore che con la sua immagine di copertina che sembra un omaggio a Monkey Island. Scriviamo. Quanto dura il mestro della coccinella? Allora, scusa Barba. Scusa Barba, con la B grande. Ma tu conosci la durata del mestro delle coccinelle? Allora, io avrei un messaggio da mandare, sai a chi? A chi? A Arisa, che si sta addentrando e avventurando nel mondo del porno. Arisa Music. E l'abbiamo beccata proprio già con i famosi selfie con Rocco. Che gli vuoi scrivere? Arisa, virgola, perdonaci. Qualora la strada dell'hard si concretizzasse, potremmo essere partecipi dell'esordio? Ah, come spettatori, come attori? Lasciamo la domanda nel vago. Arisa, perdonaci, qualora la strada dell'hard si concretizzasse, potremmo essere partecipi dell'esordio? Magari vede le foto, vede questo giovincello. Questo giovinotto? E magari dice, oh. Mi poteva andare meglio. Il prossimo, chi peschiamo? Vai, suggerisci, dimmi. Il prossimo lo mandiamo a Nicola Zaleski. Nicola Zaleski, calciatore grande, giovane calciatore della Roma, in realtà è di Poli, pur essendo polacco. Poli è un comune che dista qua vicino rispetto a noi. Immagino lui dalla Polonia se si è scelto proprio il nome della sua nazione come paese. Ha detto io voglio andare là. Nico! Ciao! Nico! Nico! Tu sei di Poli. Noi di Palestrina. Sa che io vuole dire. Noi di Palestrina. Ci incontriamo a Gallicano. Però è romanista, quindi se damo una punta. Ma se è polacco. Se damo una punta a Gallicano. Che è un paese, per chi non è da ste parti, tra Palestrina e Poli. Siamo sempre in provincia di Roma. Roberto Saviano. Andiamo sull'impegnato, Roberto Saviano. Però a Saviano gli dovremmo dire qualcosa di colto, di alto, di erudito. Io a Roberto Saviano direi la frase più retorica che tutti dicono dalla mattina alla sera quando sono di fronte ad un'ingiustizia. A Robè è tutta una mafia. Con dubbi, perché a Roma Roberto è Roberto. Se moltiplica. A Robè, virgola. Non è come sugo di frutta, si con a C. Qua è tutta una mafia. Come la prenderà Roberto Saviano? Certo, lo stiamo andando a toccare proprio nel, come si dice, il famoso dito nella mafia. Chi scegliamo come prossimo obiettivo? Non può ricevere il tuo messaggio. Questa persona non consente nuove richieste di messaggi da tutti. Ah, Robè. Ma che ci fai? I Maneskin risponderanno?
scriviamo a Damiano, che è un po' il leader, il personaggio di punta, altro romano. Che gli vogliamo scrivere? Dai, gli scrivo io. No, scrivo io. Ma per una serata vostra. La sagra della salsiccia. Ma per una serata vostra, alla sagra della mosciarella. La mosciarella è una castagna della zona. Alla sagra del marrone. Alla sagra delle fragole. Ma per una serata vostra, alla sagra delle fragole. A chi ci dobbiamo? Quanto voi prendete? Gli dovresti scrivere quant'è il caschè. Però ho sbagliato, lo devi scherzare. Quant'è proprio il caschè? Quant'è il caschè? Vabbè, ma loro hanno cominciato nelle piazze, nelle strade, nei quartieri, pure di periferia. Sanno di che si parla. Andiamo avanti. Allora, mandiamo un messaggio adesso a Valentina Nappi. Valentina Nappi? 4 milioni di follower. L'amo trovata. Grande Vale. Sei sempre sulla cresta. Ci mandi un saluto? No, un saluto. L'unico messaggio normale che stiamo mandando, magari è l'unico a cui risponderanno. Allora ecco quello che gli potremmo scrivere a... Non è troppo scontato, poi diventa... A Martina dell'Ombra. Se ci manda un chissino, perché lei mandava i chissini. Ci mandi un grissino? Ci avete un grissino? Facciamo così, a Federica Cacciola gli scriviamo: ciao Martina, che lei in effetti si chiama Martina dell'Ombra, cioè perché lei non si chiama Martina dell'Ombra, mandaci un chissino. Abbiamo bisogno di un chissino. Ma basterebbe solo un chissino. Che? Grissino. Grazie. Eh? Un grissino. Un chissino, no un grissino. Un grissino. Che ci famo col grissino? Che cazzo, ma sale, ci famo tutto di magnato. Ah, io scriverei a Frank Matano. Frank Matano, che negli anni è diventato, ha saputo nascere nei social e diventare poi un personaggio del mondo della propria della TV e anche del cinema. Allora, grande Frank, stiamo seguendo le tue orme, sperando di fare la tua stessa strada. Stiamo iniziando a scorreggiare sulla gente. Era quello che ho pensato, perché non volevo dire. Grande Frank. Ma hai visto quanto scuriscono i denti i succhi al mirtillo? E i grissini? Dai, Achille Lauro. Perché stripper? Boh, perché forse è abituale che si spoglia. Achille, scusaci. Che poi noi chiediamo scusa in anticipo, così non c'hanno modo di... Così possono non arrabbiarsi. Il tuo vinile di Malibu dove lo possiamo comprare? Achille, scusaci, ma Malibu... Dove lo possiamo prendere? È uscita anche in vinile? Allora, andiamo a San Giovanni. Andiamo da San Giovanni. San Giovanni, questa non è per tutti, però i romani la capiranno per primi. Ma il primo, sei a San Giovanni? Lo capirai riferimento al concertone del primo maggio? Vogliamo scrivere a Checco Zalone. Checco, ci passi il numero di Helen Mirren? Rimane tra amici. Poi potresti passarci, magari ce lo manda, così poi noi telefoniamo direttamente a Helen Mirren. Vogliamo scrivere a Maccio Capatonda? Come no? E gli posso scrivere tipo: ma è vero che da bambino ti chiamavi Capatosta? Io proseguirei con Virginia Raffaele, grande imitatrice, come dice Mago Forest, ma anche grande donna. Allora, lei ha imitato tra le tante l'Abruzzone, la criminologa, no? E l'Abruzzone non rimase proprio entusiasta dell'imitazione, quindi sarebbe carino dire: potresti rifarla? Virgì, così te cerca l'Abruzzone. Sì, sai perché? Perché poi andiamo dall'Abruzzone e scriviamo: Robè, te cerca Belen, te cerca Virginia. E continuiamo con Me contro te. Che gli vuoi scrivere? Allora, ai Me contro te, prima una cosa fare, che... Ma fare un video senza audio? Tu proprio è proprio bello spedito. Ma quando ti rispondono? Loro sono idoli per bambini, no? Ma a parte i bambini, ma un salutone alle nostre nonne. Vediamo che cosa dicono. Ah, uno chef famoso. Tu che hai visto qualche programma di cucina? Io non vedo mai programmi di cucina. Cannavacciuolo, Nino, che Ninè? Ninò. Ninò. A Napoli a pizza è tutta nata cos. Dici d'ingello, cioè diteglielo, non si sa chi, però va bene così. Nino, a Napoli la pizza è tutta nata cosa? Dici d'ingello, che è una frase senza senso, alla fine però è napoletano. Il vaso, a Napoli è il bacio. È un bacio. Nuvaso. Nuvaso a tutti a casa. Tu, io ho fatto pure con la Y, che è ancora più elegante. Secondo voi risponderà mai a un commento, a una domanda, a un'osservazione del senza genere? Senza senso. Cristina D'Avena. Vediamo se risponde. Concludiamo con Cristina D'Avena. Ci vuoi pensare a te? A me mi vengono tutte battute. No, ma infatti. Perché? Sul fisico, anche notevole di Cristina D'Avena. Ma per farle un complimento, non vorrei che venissimo scambiati per due rotomani. E quindi cerchiamo di essere un po' più. Quello solo nella vita privata. Ma Ariel, io così, come faceva? Così nessuno ci può accusare di niente. Cristina. Ma una bella puffata tutti in tutti. Poi Cristina, a ciascuno l'interpretazione del puffare. Cristina, punto. Puffiamo, punto esclamativo. Interrogativo poi. Perché esclamativo? Mi sembra più che democratico. Lo mettiamo ai voti? Va bene lì giù? E a ciascuno. A ciascuno la libera interpretazione del verbo puffare, che in effetti c'era mille valenze, no? Allora, adesso voi sarete
parte integrante di questo gioco. Dovete scrivere nei commenti, secondo voi di questi 21 messaggi inviati, quanti risponderanno? Quanti risponderanno a noi? A noi barbari. Soprattutto se raggiungeremo i 500 like in questo video, ecco perché siete fondamentali con la vostra partecipazione, allora faremo anche la seconda puntata. La puntata dove sveleremo quanti ci hanno risposto, cosa ci hanno risposto e soprattutto invieremo altri nuovi messaggi. Perché io la soddisfazione manda messaggi pure a Francesco Dotti, al Presidente della Repubblica, a Corella Cuccarini, chi è incazzato Roger Rabbit, chi l'ha incastrato? Salvate il soldato Ryan, soldato Jane e soprattutto a Will Smith, un messaggio in inglese a Will Smith che attualmente è in India. Uno schiaffo morale. E gli diamo uno schiaffo morale. A chi io diamo schiaffo? A Will Smith. Noi questa soddisfazione la vogliamo avere. Detto questo, vediamo che se ci rispondono. Vedremo. Mettete like al video, ma soprattutto iscrivetevi al canale dei Barbari, perché continueremo 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ad essere presenti con questi video. Che ridi? Che è arrivato a quest'ora, rido per tutto. Pensa quando arrivano le risposte, là ci sarà da ridere veramente. Io spero che almeno uno ci risponda. La polizia postale sarà lui, e già mi pare che ci ha mandato una limitazione, sarà l'unica a risponderci alla fine di tutto.